Eccoci carissimi amici e amiche per una nuova puntata, ecco, del nostro ciclo di catechesi bibliche che sta arrivando gradualmente verso la fine, ma ci aspetta ancora una bellissima avventura con tre libretti altamente edificanti, ambientati in diversi contesti storici, come vedremo, che sono quello di Tobia, quello di Giuditta e quello di Esther. Ecco, due, tre libretti veramente straordinariamente edificanti, molto molto belli, parenetici. Vi risparmio, adesso vi farò una presentazione del libro di Tobia, risparmiandovi le solite, io guardate, sarò un fuori dal coro, sentite se volete non darmi retta relativamente a queste cose, fate pure. Ma a me sinceramente l'esegesi contemporanea, tutte quante le analisi razionalistiche, storico-critiche dei testi che li mettono regolarmente in ginocchio, non sono da me molto amate. Andare a fare una ricerca anche sui posti più popolari del web, tipo Wikipedia, mettete il libro di Tobia, troverete che nonostante la chiara ambientazione storica, cioè Tobi, come vedremo, è un esiliato in Assiria al tempo della distruzione del Regno del Nord avvenuta nel 722. Questa cosa ormai la sappiamo bene. Poi il figlio Tobia andrà nell'attuale, insomma, nell'attuale zona della Persia, dell'Iran, insomma, il regno dei Medi, per una serie di vicissitudini che vedremo. Lì incontrerà la sua futura sposa, la figlia di Raguele, che è Sara, e poi torna in patria, si ricongiunge con Tobi, poi vedremo, e poi c'è la benedizione di Tobi e la morte di Tobi. Non vi dico le vivisezioni che hanno fatto gli esegeti moderni, critico-storici, per cui Tobia non è storico, non si sa se è esistito, sicuramente non è ambientato nell'VIII secolo, tutte quante le altre questioni che io sinceramente non ho fatto gli studi biblici, non ho studiato a biblico, non sono un biblista, ho studiato soltanto un po', sono contento, di ebraico per capire meglio i testi originali dell'Antico Testamento, pur non essendo un biblista, e ho studiato da molti anni un po' di greco per capire i testi del Nuovo Testamento, conosco il latino per capire i testi nella traduzione, per quanto mi riguarda, a me preferita, che è quella della tradizione della Chiesa Cattolica, che è quella del testo della Vulgata. Come sempre vedete quando facciamo gli incontri, io nella mia povera ecco, fonte di riferimento, ho diverse colonne incolonnate con tutti quanti questi riferimenti biblici che ci aiutano ad una maggiore comprensione dei testi. E detto questo, la prima cosa che vorrei fare è appunto una presentazione storica, o meglio sommaria, del contenuto di questo edificantissimo libretto che tra l'altro vi va messo tutti i giorni, abbiamo appena finito di leggere proprio nei giorni scorsi, quindi i passi più salienti dovrebbero essere freschi. Anche le omelie che ho fatto nei giorni scorsi erano quasi tutte incentrate, certamente anche sul Vangelo, ma su alcuni passaggi molto molto edificanti del libro di Tobia, che è veramente straordinariamente edificante. Peraltro uno dei testi biblici comprensibilissimi, cioè non ci stanno problemi di interpretazione, come vedremo, ci sono soltanto episodi altamente edificanti, parenetici, istruttivi e altamente significativi per chi vuole, ma non è come dire fare l'interpretazione, come i testi un pochino strani, gli ostici testi o quelle immagini, quel linguaggio apocalittico, oppure quelle cose un po' strane, che dobbiamo tutte queste guerre, tutte queste sfilze dei nomi. No, non c'è niente di tutto questo. È uno dei libri dell'Antico Testamento più comprensibili, ecco. Anche vedremo anche nel ciclo dei profeti, chi lo sa se lo faremo, forse l'anno prossimo vedremo. Ci sono dei profeti che sono un enigma, tipo
larga parte del profeta Daniele, ampie sezioni del profeta Isaia, non ti ancora peggio Ezechiele, altri tipo il profeta Giona, che chiunque lo può leggere dall'inizio alla fine, anche questo ambientato in Giona va a predicare a Ninive, la grande città, Ir HaGedolah, quindi abitato sempre come dire, ambientato sempre in questo contesto storico, ma anche lì non vi dico cosa dicono gli esegeti anche sul povero Giona. Io ricordo c'è stato un aneddoto, che è un aneddoto molto molto amaro, insomma, cos'è il caso di raccontarlo, però per farvi capire l'ambiente in cui stiamo, no? Perché Giona lo cita Gesù nel Nuovo Testamento due volte. Come Giona stette 3 giorni nel ventre e 3 notti nel ventre della balena, così bisogna che il figlio dell'uomo sia 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra. E poi anche dice, Giona andò a predicare a Ninive, i Ninivi si convertirono ed ecco ben più di Giona c'è qui. Allora, durante una spiegazione in cui veniva distrutto il profeta Giona, qualcuno tra gli studenti ha alzato il dito e ha detto, scusi professore, ma di Giona ne parla il nostro Signore Gesù Cristo. Risposta, pensate che risposta, pensate che scienziati. Ah no, ma nostro Signore Gesù Cristo era un figlio del suo tempo, quindi allora tutti credevano che Giona era esistito e quindi ci credeva pure Gesù, perché era calato nel contesto storico. Cioè, risposta da così che dico, calato nel contesto storico. A me risulta che sarebbe anche un pochino il figlio di Dio, quindi va un po' oltre il contesto storico, no? Potrebbe Gesù cadere in un errore dovuto a ignoranza della storia? Dico, ma per favore, stiamo scherzando, stiamo. Quindi, queste cose sono successe non l'altro ieri, ma 30 anni fa, quasi, 25 anni fa. Quindi, non ci si stupisca purtroppo di tante cose, no? Quindi, anche Giona è un libro abbordabilissimo, lo può leggere chiunque. Capire e anche lì rimanerne largamente edificato, no? Quindi c'è un po' questa dinamica, chiamiamola così, dei libri biblici. Magari ascoltare un ciclo di catechesi, a prescindere dalle quattro cose sempre molto strinzite, che mi vergogno pure un po' che dico io su questi brani, mi vergogno un po' perché meriterebbero un approfondimento molto più esteso, però magari un'utilità per accidenza che ci può essere proprio questa, no? Magari ascoltando io posso un attimo dire, guardate che questo libro lo potete leggere anche da soli, anche oggi leggeremo alcuni stralci più salienti, però la storia la leggeremo da soli. Allora, facciamo prima un'ambientazione storica per non fare troppe chiacchiere. Allora, ci troviamo ambientazione appunto nel VII secolo. Detto tante volte che il regno del nord, che abbiamo già visto la volta scorsa, accennato, dopo la morte di Salomone, si divide il regno del nord, il regno di Samaria, con capitale appunto nel nord, capitale Samaria, e nel sud, con capitale Giuda. 722 gli Assiri arrivano e, come profetizzato, a castigo dei peccati del regno del nord, viene raso al suolo e c'è una deportazione di alcuni ebrei a Ninive, quindi in Assiria. E Tobi, in effetti, si trova, protagonista principale, sono Tobi e Tobia, padre e figlio. Tobi, della tribù di Neftali, sposato con una donna di nome Anna, viene appunto deportato a Ninive e qui, che cosa fa? Si vede nei primi capitoli, si dedica alla sepoltura, nonostante il divieto da parte del tiranno di turno, quindi del tiranno Assiro, alla sepoltura dei propri connazionali in cattività come lui e uccisi o deceduti. Ecco. E vedremo poi il contesto. Tobi ha un figlio di nome Tobia. Dopo che per varie vicissitudini si trova in difficoltà perché perde la vista, vedremo nel dettaglio adesso. Manda questo figlio Tobia nella Media, quindi nell'attuale Iran, presso un parente, Gabael, a riscuotere 10 talenti d'argento lasciatigli in deposito. E a questo punto entra la storia dell'altra protagonista,
sarebbe diventata la moglie di Tobia, cioè Sara. Questa donna è figlia di un parente di Tobi, un giovane Raguel, abitante di Ecbatana, appunto anche questo un paese dell'Iran, che era posseduta dal demonio Asmodeo, e vedremo poi che questo demonio uccideva qualunque uomo si univa a questa donna. E durante il viaggio, però, vedremo che entrambi pregano, sia Sara, che se non ce la faceva più, di avere una sorte così sciagurata, che chiunque si accostava deve essere ucciso, sia Tobi, che nonostante tutto quanto il benefatto riceve questa grande prova perché diventa cieco, vedremo le circostanze, e durante il viaggio di Tobia e la sua sosta in media, Dio invia sulla terra l'arcangelo Raffaele, che si presenta all'inizio a Tobia non rivelandosi come Raffaele, si rivelerà come Raffaele soltanto alla fine. Nel fiume Tigri, vedremo, Tobia viene assalito da un pesce, c'ha paura, ma l'arcangelo, sempre sotto mentite spoglie, lo esorta a non scappare, anzi a ferrare il pesce per la testa, quindi vincere la sua cattiveria, e poi estrarre dal pesce il fieno, il cuore, il fegato. Attraverso queste cose sarà liberata Sara Akbatana dal demonio Asmodeo e potrà unirsi come sposa a Tobia. E poi al ritorno, quindi riscossi 10 talenti, Tobia fa ritorno al padre e attraverso sempre il consiglio di Raffaele spalma sugli occhi di Tobi il fiore del pesce e recupera la vista. Alla fine del libro Raffaele si manifesta. Questo è un libro importantissimo perché, come abbiamo già capito, anzitutto è il libro biblico dove compare il terzo arcangelo nominato dalla Sacra Scrittura, che è appunto l'arcangelo Raffaele, dove si comprende anche la sua funzione. Sapete, mo non ce l'ho qui, devo andare a prendere dall'altra parte perché io ho delle statuine con tutti quanti i 7 arcangeli. Adesso, dopo, se è il caso, magari la vado a prendere così la mostro nel video, perché l'arcangelo Raffaele viene spesso appunto raffigurato con questo pesce in mano, e poi che cos'è questo pesce? Perché attraverso l'interiora, quindi cuore, fegato e fiele, tra l'altro anche qui sapete alcuni, i padri della Chiesa quando facevano le interpretazioni allegoriche, il pesce, adesso non voglio dire le cose via del tempo, no? Il pesce è l'acronimo, quindi è ictius, in greco, no? Ictus significa Gesù Christos Theuios Soter, Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore, quindi il cuore di Gesù. Il cuore, siamo nel mese del Sacro Cuore, quindi non è tanto difficile, no? Il fiele potrebbe essere un'allusione alla sua dolorosa passione, no? Anche il fegato, sapete che è un organo importantissimo, perché il fegato ha una funzione fondamentale nella digestione e non solo, no? Quindi ci hanno fatto certamente un pochino di bellissime. Io personalmente, anche oggi, non vi dico l'esegesi allegorica della patristica, viene rovinata, dico, ma quelle erano tutte quante fantasie, tutte conclusioni spirituali che non hanno fondamento nella lettera dei testi. Io sinceramente, leggendo qualche bella omelia di Origene o di Sant'Ambrogio o di altri sull'Antico Testamento, o di San Gregorio Magno, che era un altro grande cultore del metodo allegorico, sinceramente ne resto altamente edificato. Che poi quelle siano fantasie, dico sempre, ai posteri la tua sentenza e addio il giudizio definitivo. Io amo, insomma, dire in questo modo. Ora, detto questo, passiamo con lo signore degli slides alla focalizzazione un po' più nel dettaglio di questo grande, di questa sintesi, diciamo, l'ho fatto per andare un pochino a vedere questi 14 capitoli di ho sbagliato, questi 14 capitoli di Tobia come sono strutturati. Allora, innanzitutto, sotto dire, voglio andare alle slides, sono un po' i temi principali che emergono da questo libro. Primo,
L'importanza delle opere di misericordia. E poi la figura eroica di Tobbi, che è un novello Giobbe, per come reagisce dinanzi alle prove, nonostante tutto il bene fatto. Poi c'è l'arcangelo Raffaele, la sua esistenza e quindi la sua funzione benefica a favore degli uomini, e poi, altro capolavoro, la santità del matrimonio. Il matrimonio tra Tobia e Sara contiene il famoso passo biblico in cui, che è citato anche che è possibile utilizzare ed è raccomandabilissimo nella liturgia delle nozze, specialmente per quei sempre più rari fidanzati, sempre più rari ma non inesistenti, che arrivano alle nozze come Dio comanda e che addirittura optano come Sara e Tobia, nonostante tutte le sofferenze, di passare la prima notte di nozze. Non come, insomma, è normale, per carità, che si passi, ma prima si prega, si passano notti di preghiera insieme e poi cominciamo a vivere da marito e moglie. Questo è, sono grandi eroismi. Allora, nel primo capitolo compare subito Tobi, uomo giusto e misericordioso. Primo tema, insomma, no? Poi Tobi cieco che continua ad operare il bene, nonostante la disgrazia, e le beffe della moglie. E sta la moglie, guardate, la vicenda di Tobi e di Giobbe è abbastanza simile, perché sia la moglie di Tobi che la moglie di Giobbe fanno tutte e due la parte del diavolo, cioè che vanno a dire: ah, tu hai fatto queste opere buone, hai dato tutto quanto questo culto al Signore, hai rischiato la vita per servirlo e questa è la ricompensa. Ecco, ti ritrovi bello punito da Dio, ecco, con gli occhi ciechi, bello, continua ancora, mi raccomando. Poi, nella seconda parte del terzo capitolo, si vede Sara, maledizione di Asmodeo, l'esortazione di Tobia a Tobia nel quarto, l'incontro tra Tobia e Raffaele nel quinto capitolo, l'incontro tra Tobia e Sara nel sesto, Tobia che chiede la mano di Sara nel capitolo settimo e Raffaele che debella Asmodeo. La tomba viene ricoperta, 8 giorni seguenti, poi vedremo perché. Le nozze di Tobia e il ritorno a casa, al ritorno a casa, la guarigione di Tobi. Solo dopo la guarigione di Tobi c'è il bellissimo discorso e il commiato dell'arcangelo Raffaele. Dopodiché, cantico di lode e di ringraziamento da parte di Tobia, e dopodiché c'è la conclusione del libro, qua, capitolo 14, con il discorso di addio e la morte di Tobi, e poi la morte anche di Tobia. Andiamo a questo punto a dare un po' un'occhiata nel dettaglio. Cambiamo per chi sta seguendo sia la diretta sia per chi vedrà il video e non l'audio. Cambio la slides, voglio dire la sovrimpressione del testo, e ci mettiamo la parte biblica e andiamo a cercare subito Tobia. Un istante che ricontrollo un attimo le versioni. Ok. Allora, eccola. Ok, il nostro bel libretto di Tobia, di cui manca la versione ebraica. Questo è uno degli argomenti che viene usato per contestarne, diciamo, la collocazione storica, perché essendo stato redatto sicuramente in età recente, questo è molto probabile che sia stato redatto in età recente, come il resto del libro della
la sapienza, presumibilmente appunto perché abbiamo soltanto il greco della 70 e non c'è il testo ebraico. E poi abbiamo due versioni della 6, 2008 e 1974, la versione greca dei 70 e quella latina della Vulgata. Allora, nel primo capitolo ci abbiamo subito, ok, siete bene, il contesto storico, no? Quindi chi è Tobi, tribù di Neftali, come abbiamo già visto. Siamo al tempo di Salmanassar, degli Assiri. Allora, Salmanassar, se non ricordo male, ha regnato poco dopo il 722, se non ricordo male. Quindi la collocazione storica è precisa da parte del testo, nonostante, ripeto, sia stato scritto in età a quanto pare abbastanza recenti. Tuttavia, attenzione che anche se non abbiamo la versione ebraica, c'era di Tobia, e questo è stato abbastanza dimostrato, un prototesto in aramaico che è andato perduto. Quindi, perché la 70 da qualche parte deve venire, perché la 70 è una versione, non è una redazione. Quindi c'era un testo in aramaico, come alcune parti del profeta Daniele, che è stato però perduto. Alcuni frammenti aramaici, questa è una notazione storica, però sono stati trovati nella famosa località dove sono stati reperiti tanti reperti, in Palestina, che è Qumran. Hanno trovato alcuni frammenti in aramaico del libro di Tobia a Qumran. Quindi, se ci sono dei frammenti, c'era il testo, ma il testo è andato perduto. L'originale aramaico. Ok, vediamo quindi nel primo versetto la collocazione storica. Dopodiché c'è la storia di Tobi. Io, Tobi, passavo tutti i giorni della mia vita seguendo le vie della verità e della giustizia. Bellissimo, no? In greco, Odois, Aletheias, verità, e dica Iosunes, che appunto è la giustizia. Ai miei fratelli e miei compatrioti, che erano stati condotti con me in prigionia a Ninive, nel paese degli Assiri, facevo anzitutto molte elemosine. Molte elemosine. Quindi, persone che stavano in difficoltà venivano da loro aiutate con le elemosine, primo grande valore trasmesso. Le elemosine, figlioli miei cari. Io l'ho detto, lo ripeto, lo continuerò a raccomandare fino a quando ce l'avrò. Le elemosine, più se ne fanno, e meglio è. Chi molto può, se vuole un consiglio, molto faccia. L'elemosina chiaramente è un'opera penitenziale. Cioè, attenzione che nel Vangelo Gesù, le tre opere penitenziali proprio in senso stretto. Poi, come dire, l'altra grande opera di Tobi che vedremo, Seppellire i morti, è un'opera di misericordia corporale, la settima. Ma Gesù nel Vangelo, quando parla delle tre opere penitenziali, lo sentiremo nei prossimi giorni durante il discorso della montagna, che si è iniziato a leggere oggi nella liturgia, parla della preghiera, del digiuno e dell'elemosina. Non suonare la tromba davanti a te perché la tua elemosina resti segreta, no? Ecco, allora qui è importantissimo, amici miei cari. L'elemosina, se uno vuole risparmiarsi tanto purgatorio, lo dico proprio con faccia tante elemosine. Più ne fa e meglio è. Che significa elemosine? Allora, dalle cose, come dire, più ovvie, quindi conosci qualcuno che si trova in situazione di difficoltà, quindi queste sono le cose migliori.
di difficoltà economica reale e magari anche molto grave, puoi dargli una mano? Tagliela. Trova certamente il modo, come dire, garbato, perché quando si fanno direttamente a una persona realmente esistente, quella persona, come dire, che riceve un dono di questo genere, magari potrebbe trovarsi in difficoltà, potrebbe stare un po' in imbarazzo. Però se ha bisogno, e tu puoi dargli una mano, ma dagliela questa mano. D'accordo. Questo mi si chiede se posso permettermi la mia esperienza sacerdotale. Scusate, parlo un pochino di queste cose, però questo è il primo grande insegnamento di questo libro, che ce l'abbiamo al versetto 3. Ma allora, i poveri veri, chi c'ha realmente bisogno, non te lo dice. Lo devi scoprire tu attraverso una serie di attenzioni. E quando poi si scoprono certi altarini, che cosa si scopre? E lì bisogna intervenire. Se uno può. A volte i veri poveri, le persone che hanno realmente bisogno, fanno anche un'enorme difficoltà nell'accettare l'aiuto. Altra spia del vero povero, sapete, no? Ci sono i criteri di discernimento, per esempio, delle, come dire, delle visioni soprannaturali, sono visto la Madonna oppure il diavolo. Ci sono anche i criteri di discernimento dei veri poveri, così come dei mestieranti. Ok? Quindi non te lo dice, difficilissimamente chiede aiuto, e se una persona lo sgama e glielo offre, difficilmente l'accetta. Difficilmente. E anche qualora lo accettasse, se è un vero povero, non ti richiederà mai aiuto, anche se ce n'avesse bisogno. Sei tu che poi dovrai verificare se si trova ancora in quelle situazioni che hanno, come dire, che hanno indotto, spinto il tuo intervento. E l'ultima cosa, così completiamo, se questo intervento non fosse più necessario, non se ne approfitterà, che te lo dice: grazie, però per favore basta, perché non ne ho più bisogno. Questi sono i veri poveri. Molta gente mi chiede: ma quello che sta per strada, quello che sta per strada, cioè, per esempio, un poveretto, anche se fa sempre un discernimento, se tu vedi al semaforo un poveretto che a occhio si capisce che una persona, dobbiamo farci anche prima dell'occhio, insomma, no? Che potrebbe avere bisogno, comunque si tratta di una cifra irrisoria, sì, ma chi fa anche qui, i professionisti dell'accattonaggio, che non sono soltanto membri appartenenti a certe etnie, ma ce ne sono tanti, oppure, poverini, i tossicodipendenti che vanno in giro a chiedere: mi dai due spicci? E quelli non bisogna aiutarli, figli miei. Cioè, quando ci sono delle situazioni dubbie, sempre consiglio, quando qualcuno dice: c'ho fame in nome di Dio, se c'è fame in nome di Dio, questo è un altro sistema, lo suggerisco per esperienza infallibile, lo porti al bar e gli compri un panino. Ma se c'è qualche dubbio, meglio non intervenire con i soldi, perché se questo si compra la droga o le sigarette o gli ubriaconi che stanno in giro, le bottiglie di alcol. Quindi interventi diretti nel nostro contesto attuale, io suggerisco sempre di farli in maniera molto attenta e oculata. Poi invece ci sono, anche qui bisogna fare discernimento, le, come dire, le agenzie, diciamo, che oggi sono diverse, di intermediazione nelle opere di carità, le cosiddette onlus. E qui certamente bisogna, è una cosa molto lodevole aiutarle, anche qui avendo quelle minime garanzie di serietà. Per quanto ne so, io ne conosco qualcuno nel mondo dell'associazionismo cattolico, ce ne sono diverse affidabili. Ok, quindi è sempre bene controllare un po'. Certo, in ambito laico, io, diciamo così,
l'attenzione la moltiplicherei un pochino di più, detto fra me e voi. Comunque, ok. Scusate che, ecco, ok. Altre cose, altre forme di elemosine, una delle più importanti, far celebrare le messe per i defunti. Magari non possiamo seppellirli come vedremo adesso che farà Tobi, perché generalmente adesso non ci arriviamo, però aiutarle con i suffragi è un'opera di grandissima misericordia. Mandare i soldi per le missioni cattoliche o per sostenere, per esempio, ci sono diversi anche santi istituti veramente poveri con cui si può adottare un seminarista per farlo diventare prete, una grande opera. Le opere di bene, uno può intervenire direttamente per fare per esempio qualcosa di buono per la Chiesa. Lo facciamo. Nella tua parrocchia si è sfasciato il campanile, nessuno ti vieta di contribuire in tutto o in parte alla sua riparazione. Quella è una cosa che puoi verificare, insomma, perché se il campanile si è sfasciato, lo vedi, insomma, no? Se viene fatta un'opera per la gloria di Dio nella parrocchia, tu la vedi, non è che puoi essere ingannato. Se il parroco ti dice: guarda, devo restaurare l'altare, stiamo facendo una raccolta, tu ci metti, contribuisci, e poi l'altare non viene restaurato, lo vedi subito, lo vedi, no? Che non è. Quindi, beh, adesso non vorrei soffermarmi troppo, se no poi ci mettiamo troppo tempo e il libro di Tobia è abbastanza articolato. Se lo facciamo in due volte non fa niente, perché sicuramente merita. Comunque, mi trovavo ancora al mio paese, nella terra di Israele, ero ancora giovane, quando la tribù del mio antenato Neftali abbandonò la casa di Davide e si staccò da Gerusalemme e la sola città con tutte le tribù di Israele scelta per i sacrifici. In esse era stato consacrato il tempio, il famoso tempio di Salomone, dove abita Dio, ed era stato edificato per tutte le generazioni future. Tutti i miei fratelli e quelli della tribù del mio antenato Neftali facevano sacrifici su tutti i monti della Galilea, là al vitello che Geroboamo, re di Israele, aveva fabbricato a Dan. Non c'è stato solo il vitello d'oro. Geroboamo l'abbiamo già visto nelle puntate precedenti, che era un re empio, proprio empio. Io ero il solo che spesso mi recava a Gerusalemme nelle feste per obbedienza a una legge perenne prescritta a tutto Israele. Correvo a Gerusalemme, vedete, con le primizie dei frutti degli animali, con le decime del bestiame e con la prima lana che tosava le mie pecore. Queste erano tutte quante le norme dell'Antico Testamento, che erano norme precettive date da Dio perché gli israeliti imparassero a offrire per le cose attinenti al suo culto nel tempio non gli scarti, ma le cose più importanti, le primizie. Sì. Allora, oggi è vero che se noi vogliamo onorare il Signore abbiamo i poveri, però io sono particolarmente sensibile a questo. Nelle chiese in cui sono stato, io mi sono prodigato per questo. Lo confesso, insomma, è la verità. Ci sono delle cose che vanno fatte anche per il Signore in quanto Signore, come ci ricorda l'episodio della famosa unzione di Betania, no? Quando qualcuno disse: beh, ma era meglio dei soldi poi. I poveri, beneficateli più che potete, che tutta gloria. Però ci sto pure io, dice nostro Signore, insomma, no? È vero che lui non ha bisogno di nulla, ma non ha neanche bisogno di tante queste cose nel Tempio di Gerusalemme, ovviamente, no? Non è un problema di bisogno, ma è un problema che attraverso queste nostre offerte noi dimostriamo al Signore quanto è importante per noi. Come facciamo a dimostrargli al Signore quanto è importante per noi? Servendo, per carità, obbedendo alla sua legge, obbedendo ai suoi comandi, cercando di conoscere e di mettere in pratica la sua volontà, pregandolo, ricevendo i sacramenti, ma anche attraverso questi gesti molto concreti. Quindi qui emerge, e questi fanno parte di una straordinaria virtù, che è la auriga della virtù cardinale della giustizia, che è la religione. A Dio si dà il meglio di noi stessi. Cosa abbiamo dato fino ad oggi noi a Dio? Cosa gli abbiamo dato? A Lui.
Perché lui, in termini appunto di offerte, di sacrifici, oggi non si fanno più i sacrifici degli animali nel Tempio di Gerusalemme, si fanno i nostri. Hai fatto qualche sacrificio per il Signore, per la sua gloria, a sconto dei tuoi peccati, per la conversione dei peccatori. Che cosa gli hai dato al Signore? Io ricordo, se posso fare una parentesi, come dire, mistico-devozionale, negli scritti di Maria Valtorta, quando Gesù risorto appare, pensate che delicatezza, la mamma di Giuda, episodio indimenticabile, mamma di Giuda che poverina sta soffrendo, cioè immaginate, sta porra donna. E Gesù, evidentemente dimentico anche della inqualificabilità di Giuda e dell'orrore del suo suicidio, dopo il deicidio, vada questa donna a consolarla, perché a una che è nata un figlio così, e poi però la esorta, dice: ma io come faccio? Io mi vergogno, io vorrei morire, e, cioè, avrei avuto un figlio così, non so dove andarmi. Dice: mi offri questo dolore, fallo anche ricordando che tuo figlio non mi ha dato nulla, perché Giuda ha fatto la fine che ha fatto, non solo per questo, ma anche perché a Gesù non gli ha mai dato nulla. Noi non possiamo, dice la scrittura, non ti presentare davanti al Signore a mani vuote. Lui ci dà tutto e ci ricolma di beni, non ha bisogno dei nostri, ma il ricambiarlo in questo modo è dargli il culto che gli è dovuto, d'accordo? Dovuto. E attestargli la nostra stima, la nostra adorazione, la nostra riverenza, l'importanza che ha per noi, il nostro rispetto, eccetera. Consegnavo tutti i sacerdoti figli di Aaron per l'altare, la prima cosa. Quando ci credevano, ma voi avete visto le tovaglie che facevano un tempo all'altare, qui grazie a Dio sono sopravvissute. Le sante donne che sapevano ricamare, ma sapete, fare un ricamo, una tovaglia d'altare, valla a comprare una tovaglia ricamata. Ci vogliono migliaia di euro, perché è una cosa fatta a mano. L'altare del Signore deve avere le tovaglie più belle che esistono, non gli stracci, non pezzo di stoffa bianca buttata là sopra. Un tempo erano obbligatorie 3 tovaglie sull'altare, io ce ne lascio sempre 3. Perché è meglio, è un dare di più al Signore, è più bello. Però dava anche ai Leviti, i Leviti, che erano gli antenati dei diaconi, che prestavano servizio a Gerusalemme, erano appunto i servitori del Tempio, quindi gli addetti al servizio del Tempio, senza il carattere sacerdotale, come del resto dovrebbero essere anche noi, i diaconi, loro non offrivano i sacrifici. Loro comunque curavano tutta quanta la manutenzione, diciamo così, del tempio e di tutto ciò che ruotava intorno al culto di Dio. E loro non potevano lavorare, loro per volontà di Yahweh campavano di queste cose, campavano di elemosine e delle offerte che gli israeliti facevano. Quindi le decime del grano, del vino, dell'oro, delle mele grane, quelli se li mangiavano, perché non potevano avere un lavoro proprio. Vedete come già nell'Antico Testamento alcune cose sono state un pochino prefigurate, no? Sapete che un prete non mica svolge un lavoro professionale laico. Quando qualcuno mi viene a fare qualche domanda, ma io so che ho studiato la legge, volevo farti una cosa, dico, a parte il fatto che sono passati 30 anni quasi, non amo fare queste cose, no? Se non pur parlé in qualche circostanza un pochino straordinaria, perché il lavoro di un ministro di Dio è occuparsi delle cose di Dio e basta. Quindi, qui continuano tutte quante le decime, come aveva la legge di Mosè, le portavo ogni 3 anni, eccetera, eccetera. Quando divenni adulto, sposai Anna, una donna della mia parentela, ed essa ebbi un figlio che chiamai Tobia. Dopo la deportazione in Assiria, quando fui condotto prigioniero, arrivai a Ninive, tutti i miei fratelli e quelli della mia gente mangiavano i cibi dei pagani, ma io mi guardai bene dal farlo. Vedete ancora, a quei tempi,
si vede anche nel libro del profeta Daniele, c'è una legislazione poi abrogata da Gesù, però non possiamo giudicare le cose di allora con la mentalità di adesso, perché allora mangiare cibi pagani era peccato. Dopo Gesù non lo è più, ma prima sì. Fino a Gesù non portare un figlio a circonciderlo era una cosa gravissima. Dopo Gesù, San Paolo ha combattuto con San Pietro dicendo: guarda che se uno si battezza non c'è bisogno della circoncisione. Ma dopo Gesù. Quindi questo, attenzione a essere troppo frettolosi anche nelle nostre analisi, nei nostri giudizi. Noi dobbiamo dare delle valutazioni alla luce dei contesti storici. Questo è un atto di virtù. Io mi guarderei bene dal farlo, perché restai fedele a Dio con tutto il cuore. E quindi l'Altissimo mi fece trovare il fuori di Salmanassar, del quale prese a trattare gli affari. Veni così nella media, quindi, dove egli visse, e concluse affari per conto suo. Vedete, fu allora che Carrage di Media, presso Gabael, fratello di Gabri, depositò in sacchetti la somma di 10 talenti d'argento. O 10 talenti era una bella cifretta, perché ogni talento erano 6.000 denari. 10 talenti vuol dire che erano 60.000 denari. Un denaro era la paga di un operaio per un giorno. Facciamo 50 euro? Facciamo 50 euro. 60.000 per 5 fa 300.000 più uno zero, sono 3 milioni di euro. Non è che era poco, insomma, era una bella cifra. Quando Salmanassar morì, gli successe il figlio Sennacherib, re assiro molto più noto che l'abbiamo studiato sui libri di storia quando abbiamo studiato appunto l'epopea assira. Allora le strade della Media divennero impraticabili e non potei più tornarvi. Al tempo di Salmanassar facevo spesso elemosina a quelli della mia gente. Vedete, davo il pane agli affamati, gli abiti agli ignudi. E se vedevo qualcuno dei miei connazionali morto e gettato dietro le mura di Ninive, io lo seppellivo. Quindi non soltanto i soldi, pane agli affamati, vestire gli ignudi e seppellire i morti. Seppellì anche quelli che aveva ucciso Sennacherib, scusate, quando tornò fuggendo dalla Giudea al tempo del castigo mandato dal re del cielo sui bestemmiatori. Nella sua collera egli uccise molti israeliti. Io sottraevo i loro corpi per la sepoltura a Sennacherib e Sennacherib invano li cercava. Ma un cittadino di Ninive andò a informare il re che io li seppellivo di nascosto. Quando seppi che il re conosceva il fatto e che mi si cercava per essere messo a morte, colto da paura, mi diedi alla fuga. E che succede? Vedete, i miei beni furono confiscati e passarono tutti al tesoro del re. Mi restò solo la moglie Anna con il figlio Tobia. Neanche 40 giorni dopo il re fu ucciso da due suoi figli, i quali poi fuggirono sui monti dell'Ararat. Gli successe allora il figlio Asradon, altro noto re assiro, anche questo studierò sui libri di storia. Vedete tutta quanta questa serie di informazioni storiche, vabbè. Egli diede ad Achicar, figlio di mio fratello Nael, l'incarico della contabilità del regno ed ebbe così la direzione generale degli affari. Achicar prese a cuore la mia causa, potei così ritornare a Ninive. Al tempo di Sennacherib, re degli Assiri, Achicar era stato gran coppiere, ministro della giustizia, amministratore, eccetera, eccetera. Era mio nipote e uno della mia parentela. Quindi questo è il contesto. Sotto il regno di Assaradon ritornai a casa mia e mi fu restituita la compagnia di mia moglie Anna e il figlio Tobia. Per la nostra festa di Pentecoste, cioè la festa delle settimane, avevo fatto preparare un buon pranzo e mi posi a tavola. La tavola era in bandiera di molti vivande e dissi al figlio Tobia: figlio mio, va, se trovi tra i nostri fratelli deportati a Ninive qualche povero, che sia però di cuore fedele, portalo a pranzo insieme con loro. Io resto ad aspettare che tu ritorni, figlio mio. Vedete proprio questo zelo, questo santuomo, veramente Tobia è una persona proprio un esemplare di vita cristiana. Io spero che molti di
di noi possano assomigliargli nella pratica di tutte queste virtù, no? Così belle, la religione, l'elemosina, la misericordia verso il prossimo. Tobia esce e di ritorno dice: padre, gli risposi bene? Padre, riprese, uno della nostra gente è stato ucciso e gettato nella piazza, l'hanno strangolato un momento fa. Allora mi alzai, lasciando intatto il pranzo. Tolsi l'uomo dalla posta, dalla piazza e lo posi in una camera, in attesa del tramonto del sole per poterlo seppellire. Ritornai, mi lavai e mangiai con tristezza le parole, ricordando le parole del profeta Amos su Betel. Betel è un altro centro importante del regno del nord, della Samaria. Si cambieranno le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento e pianti. Quando poi col sole andai a scavare una fossa e ve lo seppellì. I miei vicini mi deridevano dicendo: non ha più paura. Proprio per questo motivo l'hanno già ricercato di per ucciderlo, ha dovuto fuggire e ora eccolo di nuovo a seppellire i morti. Vedete? Anche l'eroismo, il coraggio. Fa il bene e c'è da pagare un prezzo? E lo paghiamo. Qual è il problema? Chi è andato a messa oggi ha sentito le beatitudini, no? Beati perseguitati per causa della giustizia, cioè perché fanno la volontà di Dio. Di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi perseguiteranno, ve ne daranno un sacco una sporta, vi calunnieranno, vi diffameranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegrate. Tobi è assolutamente un precursore. Quella notte, ecco qua, dopo aver seppellito il morto, mi lavai, entrai nel mio cortile e mi addormentai sotto il muro del cortile. Per il caldo che c'era, tenevo la faccia scoperta. Quindi, estate, caldo, non indifferente. Ignorando che sopra di me nel muro stavano dei passeri. Caddero sui miei occhi loro escrementi ancora caldi che mi produssero macchie bianche e dovetti andare dai medici per la cura. Però più essi mi applicavano i farmaci e più mi si oscuravano gli occhi, a causa di queste macchie bianche, finché divenni cieco del tutto. Per 4 anni rimasi cieco e ne soffrirono tutti i miei fratelli. Nei 2 anni che precedettero la sua partenza per l'Elimaide, Achicar provvide il mio sostentamento. Oh, adesso abbiamo la moglie. In quel tempo mia moglie lavorava a domicilio, mia moglie Anna, tessendo la lana che rimandava poi ai padroni ricevendo la paga. Tipico lavoro femminile. Ora, nel settimo giorno del mese di distro, quando tagliò il pezzo che aveva tessuto e lo mandò ai padroni, essi, oltre alla mercé completa, le fecero dono di un capretto da mangiare. Quando il capretto entrò in casa mia, si mise a belare. Chiamai allora mia moglie e le dissi: si preoccupa, da dove viene questo capretto? Non sarà stato rubato? Restituisci ai padroni, perché non abbiamo nessun diritto di mangiare una cosa rubata. Siete popolare, la rettitudine di quest'uomo. Dice, ella mi disse: mi starò dato in più del salario. Ma io non le credevo e le ripetevo di restituirle ai padroni, perché questo mi vergognavo di lei. Allora, per tutta risposta, mi disse: dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue buone opere? Ecco, lo si vede bene da come sei ridotto. Carico da 11, con l'animo affranto dal dolore, sospirai e piansi. Poi iniziai questa preghiera di lamento. Allora, sentite che bello. Tu sei giusto, Signore, e giuste sono tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia e verità, tu sei il giudice del mondo. Quindi già gli sta dicendo: guarda, tutto quello che hai fatto tutto bene. Ora, Signore, ricorda di me, guardami, non punirmi per i miei peccati e per gli errori miei e dei miei padri. Nella mentalità biblica, oggi è diventata una specie di blasfemia. Quando ti succede un male, è ordinariamente una punizione divina a correzione dei tuoi peccati, quella che si chiama ordinariamente un castigo. Argomento molto più tabù di quanto lo era la sessualità 100 anni fa. Dicevano: adesso nel 68 basta con il tabù. Adesso, se parli di questa cosa, c'è una, non la scomunicate sentenze, quindi una scomunica tacita. Ci
Ci sono persone che si sono giocate la reputazione e anche qualcosa di più per aver osato parlare pubblicamente, anche dandone delle ottime motivazioni teologiche, della tematica dei castighi divini. Tutta la Sacra Scrittura, compreso il Nuovo Testamento, ne è intrisa. Non si può parlare. Perché oggi c'è il dogma, ricordo, il mantra modernista, che Dio è misericordia, punto e basta. Fine del discorso. Ho già detto altre volte. C'è qualcuno che ha proposto di abolire dall'atto di dolore perché peccando metà dei tuoi castighi. Qualcun altro che l'ha già abolito prima del tempo e non lo fa dire per niente. E se qualcuno lo dice, lo rimprovera. Cose che si sentono dire a me. Quindi non punirmi per i miei peccati e per gli errori di me e dei miei padri. Violando i tuoi comandamenti, abbiamo peccato davanti a te. La deportazione in Assiria, teologia della storia, Obi, ci hai consegnato al saccheggio, ci hai abbandonato alla prigionia, alla morte e ad essere la favola, lo scherno disperso di tutta la gente tra i quali ci hai dispersi. Perché? Perché abbiamo violato i tuoi comandamenti e perché abbiamo peccato davanti a te. Voglio, cioè, allora, voi capite, cioè, l'importanza di queste cose. Io non voglio fare, come dire, il pedante, no? Ma voi immaginate una persona che vive lontana da Dio, che a un certo punto il nostro Signore, per correggerla, come si legge nella lettera agli ebrei, Dio vi tratta come figli, qual è il figlio che non è corretto dal padre? È per la vostra correzione che soffrite. Quindi vi manda un cosiddetto castigo che è semplicemente un richiamo forte per il suo bene. Ma se nella testa di una persona tu gli hai inculcato che i castighi non esistono, mai andrà a pensare che quella vicissitudine, che quella disgrazia, che quella pena, che quella sofferenza è un richiamo divino. No? Quindi pensiamo che bel servizio che si fa in giro alla salvezza delle anime quando si mettono in circolo certe stupidaggini. Non è detto che lo sia, ma è una delle variabili da considerare. Potrebbe anche essere una prova. D'accordo? Per Tobi non era un castigo, era una prova. Perché non se lo meritava. Quindi ci sono i castighi meritati e le prove, cioè una sofferenza non meritata, che il Signore fa o per provare la tua fede, oppure, argomenti del Nuovo Testamento, perché attraverso le sofferenze pensate alle anime vittime di chi è innocente, vengono espiati i peccati dei peccatori e favorita la loro conversione. Questo è un tema eminentemente cristiano, dal Nuovo Testamento. Però vedete la teologia della storia, la storia collettiva di un popolo, ma abbiamo una teologia della storia anche personale nostra, no? Io devo cercare di, per quanto possibile, di fare un minimo di discernimento su quello che nella mia vita accade, cosa che si fa nella preghiera, ascoltando Dio che ci parla nella coscienza, però capito, una coscienza deformata, perché la coscienza portante deve essere ben formata. Se tu a uno gli hai fatto la testa così che i castighi di Dio non esistono, non lo prenderà mai in considerazione, no? E se invece fosse proprio quello, grazie a questa grande opera contraria a tutta il depositum fidei, risultato dei testi sacri, metti la persona nell'impossibilità di andare a capire il linguaggio misterioso ma forte di Dio nella sua vita, nella sua situazione. Va bene. Sentite. Ora, quando mi tratti secondo le colpe mie e dei miei padri, veri sono tutti i tuoi giudizi, perché non abbiamo osservato i tuoi comandamenti camminando davanti a te nella vita. Agisci pure come meglio ti piace, anzi, da ordine che venga presa la mia vita, in modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra. Poiché per me è preferibile la morte alla vita. Gli insulti bugiardi, tra cui quello della moglie, evidentemente, che mi tocca sentire, destano in me grande dolore.
Signore, comanda che sia liberato da questa prova. Fa che io parta verso la dimora eterna. Signore, non distogliere da me il tuo volto. Per me, infatti, è meglio morire che vedermi davanti a questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare. Qui, se ricordiamo, la preghiera di Tobi, che è una preghiera di accettazione dei decreti divini, a un certo punto si assomiglia un po' al lamento di Elia, no? Ora basta, Signore, prendi la mia vita perché non sono migliore dei miei padri, perché quando si carica pesantemente sulle spalle di una persona che fondamentalmente è un giusto davanti a Dio, un peso che non è il suo, e ogni tanto si sente una certa oppressione. Ora, nello stesso giorno, a Sara, figlia di Raguele, abitante di Ecbatana, nella Media, capitò di sentirsi insultare da parte di una serva di suo padre. Nello stesso giorno, quindi abbiamo due giusti provati, uno dalla malattia e uno, vedremo, da quella che si chiama tecnicamente, questa è una vessazione diabolica. Capitò di sentirsi insultare da parte di una serva di suo padre, poiché era stata data in moglie a sette uomini. Ma Asmodeo, per chi non lo sapesse, è il demone della lussuria, che nella maledetta gerarchia infernale dopo Lucifero, trasformatosi in Satana, è il numero due o il numero tre, perché Lucifero, Asmodeo e Belzebul sono la controfigura al nero. Perché loro fanno le scimmie su tutti, no? Solo che non è come nel nostro grande e santissimo Dio una situazione di assoluta uguaglianza tra i tre, no? Perché sotto il boss assoluto e incontrastato è Lucifero, che non stanno sullo stesso livello, sono sottomessi e soggetti. Vabbè, non parliamo di queste cose che non diamo troppa importanza. Comunque, Asmodeo è il cattivo demonio. Gliele aveva uccisi prima che potessero unirsi con lei, come si fa con le mogli. Quindi va sposa prima che stessero insieme morti. A lei, appunto, disse la serva: sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data a sette mariti e neppure di uno ha potuto portare il nome. Perché vorresti colpire noi se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro, e che da te non dobbiamo mai vedere né figlio né figlia. Una maledizione terribile. In quel giorno dunque la soffrì molto, pianse e salì nella stanza del padre con l'intenzione di impiccarsi. Vedete che cosa può succedere con la disperazione? E guardate che chi induce una persona a disperarsi se la vedrà il nostro Signore. Ma tornando a riflettere, pensava: che non insulti mio padre, non gli dicono la sola figlia che avevi, a te assai cara, si è impiccata per le sue sventure. Così farei precipitare con angoscia la vecchiaia di mio padre negli inferi. Guardate anche questo particolare, no? Particolare molto, molto edificante. Cioè, si sente gravata in questo modo, ma non fa niente per non causare un dolore, un danno ai genitori. Una cosa che dovrebbe trattenere, quando non funziona il santo timore di Dio, almeno il pensiero dei genitori dovrebbe trattenere, no? Diceva: meglio che non mi picchi, ma supplichi il Signore di farmi morire, per non sentire più insulti nella mia vita. E in quel momento stese le mani verso la finestra e pregò: benedetto sei tu, Dio misericordioso, e benedetto è il tuo nome nei secoli. Ti benedicano tutte le tue opere per sempre. Ora a te innalzo il mio volto e i miei occhi. Comanda che io sia tolta dalla terra perché non debba sentire più insulti. È triste sentirsi insulti ingiusti. Uno li offre al Signore, ma assicuro, permettetemi, che non è bello sentirsi dire certe cose proprio completamente fuori della realtà. Pazienza. Tu sai, Signore, che sono pura da ogni contatto con un uomo, che non ho disonorato il mio nome né quello di mio padre nella terra dell'esilio. Io sono l'unica figlia di mio padre.
egli non ha altri figli che possano ereditare, né un fratello vicino, né un parente per il quale possa serbarmi come sposa. Già 7 mariti ho perduto, perché dovrei vivere ancora? Se tu non vuoi che io muoia, guarda a me con benevolenza, che io non senta più insulti. In quel medesimo momento, così chiudiamo questa prima parte, la preghiera di ambedue fu accolta davanti alla gloria di Dio. Fu mandato Raffaele a guarire tutti e due, a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi vedesse la luce di Dio, e a dare Sara, figlia di Raguele, in sposa a Tobia, figlio di Tobi, e così scacciare da lei il cattivo demonio Asmodeo. Di diritto, infatti, spettava a Tobia prenderla in sposa prima che tutti gli altri pretendenti. Proprio allora Tobi rientrava in casa dal cortile e Sara, figlia di Raguele, stava scendendo dalla camera. Qui praticamente c'è già descritto, in un versetto, quello che accadrà nei capitoli seguenti, che poi ci andremo a gustare, se Dio vuole, dalla prossima puntata. Dio vi benedica a tutti voi che avete seguito e che la Santa Vergine sempre vi protegga.